righe. Oh, ciao Pietro. Come stai? Sto bene, grazie. Sai dove siamo? No. Siamo in Via della Grata. E sai perché si chiama così? No. Sai, una volta esisteva una grata che serviva a fermare i canali in caso di commerci clandestini o contrastare gli attacchi da fuori verso la città. Ah sì, ho letto. In passato venivano le lavandaie per pulire i vestiti. Davvero? Non lo sapevo. Ma quegli occhiali sono nuovi? Sì, sono nuovi. Che belli! Sì, grazie. Oh no, gli occhiali! Oh no, i miei occhiali! Oh no! Aspetta, io ho una mappa dei canali. Potremmo rintracciare il corso del canale così riusciamo a recuperare gli occhiali. Ok, va bene, grazie mille. Andiamo. Va bene. Per cercare i miei occhiali abbiamo indagato dove passa il canale di Reno, che oggi è interrato. Da Via della Grada siamo andati in via Riva di Reno. Nel 1191 fu scavata una derivazione dal fiume Reno per rifornire direttamente d'acqua la città di Bologna. Il primo ingresso del canale di Reno fu attraverso Via del Pratello. Successivamente nel 1208 venne perfezionato il percorso e introdotto il canale da dove tuttora entra, ovvero dalla Grada. Accanto al canale si formarono due vie, una sul lato destro ed una sul lato sinistro. La via sul lato destro partiva dalla Grada ed arrivava all'angolo con quella che oggi è via Guglielmo Marconi. La via sul lato sinistro arrivava fino a via Galliera. E qui stanno facendo dei lavori per riqualificare il quartiere, portando il canale a cielo aperto. L'intento è creare una zona con piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile, piantare nuovi alberi e sfruttare l'effetto mitigatore dell'acqua sul clima. Ragazzi, oggi nel grigliatoio che pulisce le acque dei canali abbiamo trovato questi occhiali. Belli. Secondo me potrebbero essere di qualcuno. Ragazzi, avete perso qualcosa? Sì. Sì. Ci siamo. Oh, i miei occhiali. Questo... Oh. Pensavo fossero andati persi. Grazie. Grazie mille. Prego, prego. Ciao. Lo sgrigliatore è un impianto di filtrazione realizzato nel 1992, la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il materiale in superficie che viene trasportato dal canale Reno e che andrebbe a danneggiare le pale della turbina della centrale idroelettrica del Cavaticcio. Una volta trovati i miei occhiali, abbiamo voluto proseguire per scoprire dove finisce il canale di Reno. Siamo passati per il parco 11 settembre. Finalmente abbiamo scoperto dove riemerge il canale. Siamo al Parco del Cavaticcio, dove una volta si trovava il porto di Bologna. Il Parco del Cavaticcio è un'area verde situata nella zona centrale di Bologna. Si sviluppa vicino al Mambo, un famoso museo d'arte moderna. L'area sorge sotto l'antico porto di Bologna. Infatti il nome del Cavaticcio era attribuito al canale che sboccava nel porto, dove nel 1200 circa alimentava i mulini e le botteghe della zona. L'inaugurazione del parco è avvenuta nel 2011 ed oggi il giardino ospita diversi monumenti, tra cui la Salara, un antico magazzino del sale.